Ciao a tutti, io sono Carla. Oggi prepariamo insieme delle trecce brioche con crema davvero favolose, sofficissime. Andranno a ruba. Vieni con me in cucina e prepariamole insieme. Per le brioche sofficissime ti occorreranno 250 g di farina zero, un uovo, 90 g di latte, 50 g di zucchero, 6 g di lievito fresco, 2 g se usi quello secco. 30 g di burro a temperatura ambiente, 2 g di sale, un cucchiaino di estratto di vaniglia e la scorza grattugiata di un limone. Per prima cosa metto il latte in una terrina, aggiungo il lievito, lievito di birra, metto lo zucchero e mescolo bene. Quando il lievito si sarà sciolto, aggiungo l'uovo e gli aromi, la scorza grattugiata di un limone non trattato. Per la quantità di impasto che sto preparando ne metterò metà, mentre se raddoppi le dosi puoi metterla anche tutta. Un cucchiaino di estratto di vaniglia, sbatto il tutto con la forchetta. Intanto aggiungo metà della farina e la faccio integrare. Adesso posso aggiungere il sale. E finisco di aggiungere tutta la farina. Mescolo prima con la forchetta e poi impasto con le mani. Ho assorbito tutta la farina, trasferisco l'impasto sul piano di lavoro, lo allargo ed inizio ad integrare il burro morbido a temperatura ambiente. Mi aiuto con un tarocco perché l'impasto è morbido e appiccicoso. Puoi fare questo tipo di impasto anche con la planetaria. Una volta che avrò assorbito la prima parte di burro, inserisco la seconda parte e così via fino a metterlo tutto. Non preoccuparti se l'impasto è appiccicoso, una volta integrato tutto il burro, vedrai che inizierà a prendere forza e diventerà più elastico. Ecco l'ultima parte di burro, vedi che l'impasto senza aggiungere un velo di farina inizia a diventare più elastico. Solo quando avrai finito di inserire tutto il burro, se vuoi, puoi aggiungere un velo di farina. Per me non è stato necessario. Metto l'impasto in un contenitore unto con del burro. Lo copro e aspetto il raddoppio del volume. Ed ecco il mio impasto a volume raddoppiato. Infarino leggermente il piano di lavoro. A questo punto lo allargo e dopo averlo allargato faccio un giro di pieghe per dare forza all'impasto. Dopo aver fatto un giro di pieghe, lo lascio rilassare per 10-20 minuti prima di stenderlo col matterello. Ovviamente coprilo con una terrina o con della pellicola alimentare. Trascorso il tempo di riposo, posso stendere il mio impasto. Infarino leggermente il piano di lavoro, anche il panetto. E procedo. Ho realizzato una sfoglia lunga 45 cm e larga 12. Andrò a tagliarla in pezzi da 5 cm. Lascio rilassare ancora la sfoglia perché se la taglio adesso, dopo averla stesa, si andrà a contrarre ritirandosi. Dopo il tempo di riposo, taglio le mie brioche. Uso un mestolo come punto di riferimento. Tolgo le estremità. E a questo punto formo le trecce. Pratico un taglio al centro del rettangolo, lasciando intere le estremità. Poi passo un'estremità al centro del foro. Puoi passarla anche due volte. Non tirarle troppo, anzi, cerca di ridurre la lunghezza premendo sui lati. Metto le trecce su un vassoio, io ho messo un tappetino in silicone, ma puoi mettere la carta forno. Le sollevo con delicatezza e le sistemo. Ovviamente le metto distanziate perché dovranno lievitare ulteriormente. Copri con della pellicola alimentare oppure con un canovaccio pulito e aspetta il raddoppio del volume. Ed ecco le mie treccine brioche a volume raddoppiato.
Tolgo la pellicola e le farcisco con la crema. Ho messo la crema nel sac à poche con un beccuccio stellato, puoi usarlo anche liscio, e inizio a farcirle. Andrò a mettere la crema al centro. Spennello leggermente la brioche con un tuorlo sbattuto con un cucchiaio di latte, con delicatezza per non rovinare la lievitazione. E posso infornare nel forno già caldo, statico, a 180 gradi per 15 minuti o fino a doratura desiderata. Ed ecco le brioche pronte, gli ho dato un paio di minuti di cottura in più per avere una doratura più intensa. Se vuoi, puoi dargli una leggera spolverizzata di zucchero a velo. Guarda quanto sono soffici. Stupende. E che altro aggiungere? Spero che la ricetta ti sia piaciuta. Un abbraccio, a presto!